Radio Quarantena, editoriale del 3 dicembre. Piange l'asfalto per il sangue versato di chi non si rassegna. La terra, il fucile, il legno, il bosco di pianura, ombre di segna. Al rovo vanno i corvi, beccando spazzatura. Il balsamo di tigre, il sangue che germoglia a 100 anni. Quel vento di tempesta sparge croste di sale, guida piano il dolore. Si piange tra le pareti sfitte, nel corpo dei vecchi ritagli di sogni presi a nolo. Venderanno le terre per retoriche d'accatto a mendicanti di ruolo. Quel sole e quel cielo è l'ultima raccolta di poesie pubblicata da Geraldina Colotti per La città del sole. Abbiamo voluto darvene un saggio leggendone una poesia della sezione Sbagli. La raccolta si divide in 5 sezioni fondamentali: aiuto, sbagli, restituzioni, tutto finisce, titoli provvisori, e ripercorre l'itinerario intimo, umano, esistenziale, ma anche politico di una militante degli anni 70 e 80 nel corso della sua vita. Intanto da oggi, o meglio da ieri, anche Stella sarà privata della sua libertà. Ieri pomeriggio le sono stati notificati gli arresti domiciliari per il processo Oggi Paga Monti a Torino verso i Notav. Lo stesso processo per cui Dana è ancora in carcere, Nicoletta lo è stata prima, Fabio le ha i domiciliari, altri 9 notab hanno ricevuto misure restrittive. In quella giornata Stella distribuiva volantini che spiegavano le motivazioni del perché del rallentamento al casello della Torino-Bardonecchia. Non ci stupisce che la procura di Torino si sia accanita tanto per un volantinaggio. L'intento, come sempre, non è di punire per il reato commesso, bensì colpire le idee, anche perché le misure indicano esplicitamente che le è vietato ogni contatto con chi fa parte del movimento. Aspetteremo di leggere le motivazioni del tribunale di sorveglianza, ma già si può notare la solita strategia criminalizzante nei confronti della resistenza contro l'inutile grande opera della Valsusa. Mandiamo a Stella tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà e continueremo a lottare anche per lei. Intanto, le parole di Nicoletta Dosio, finalmente libera, ci ricordano quanto lo slogan "si parte e si torna insieme" non sia solo un semplice coro urlato durante le manifestazioni notab, ma quanto invece sia una pratica che il movimento ha sempre messo in campo. Ascoltiamo le sue parole. Liberi tutti, liberi tutti.
stati 30 anni di grande attività, per tanti ha significato avvicinarsi ad un mondo che non conoscevano. Ci ha dato tanto questa lotta, non solo in termini di difesa ambientale, ma anche per la nostra vita. Sono esperienze che non dimenticheremo mai ed è la nostra forza, quella che abbiamo sintetizzato in uno degli slogan più belli, e cioè che noi dobbiamo partire e tornare insieme. Partire e tornare insieme significa anche condividere non solo i momenti di lotta, ma anche i momenti che stiamo subendo di una repressione durissima. Anche questa repressione non è da oggi e andrà avanti. Sono questi i momenti in cui vengono al pettine i nodi di tante denunce. Tante compagne e compagni già hanno provato il carcere, hanno provato i domiciliari e la cosa purtroppo andrà avanti. È il segno della loro arroganza ma anche della nostra forza, perché ci temono, in noi temono una visione del futuro che non ha spazio per i grandi sporchi interessi ma soltanto per i bisogni reali delle persone. Questa lotta costa in termini fisici, anche in termini di posti di lavoro, di sofferenza. Per questo le compagne e i compagni che hanno subito e subiscono il carcere, che sono chiusi ai domiciliari, spesso con questo perdono anche il posto di lavoro. Hanno bisogno di un sostegno che non è soltanto morale, ma deve essere materiale. Per questo è nata ormai da anni la Cassa di Resistenza. La Cassa di Resistenza è lo strumento importantissimo, solidale, che permette di andare avanti e di non sentirsi soli, anche dal punto di vista materiale. Proprio perché la lotta continua e la repressione cresce, noi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte e tutti, proprio anche un aiuto materiale. Per questo vi chiediamo di contribuire alla Cassa di Resistenza, che serve perché la lotta possa continuare e finalmente vincere. Troverete tutte le informazioni per poter contribuire con i mezzi che ognuno può. Noi diciamo che bisogna dare ad ognuno secondo le sue necessità e ricevere da ognuno secondo le sue possibilità. E allora, per chi volesse fare una donazione solidale alla Cassa di Resistenza del Movimento Notav, potrete trovare l'IBAN sul sito, su vari siti della militanti, come sicuramente il sito della Notav, Potere al Popolo, InfoOut. Ve lo diciamo, l'IBAN è IT22L076 01 01 00 00 00 01 00 49 00 838. Avanti No Tav, un breve stacco musicale e poi torniamo con la nostra rassegna stampa quotidiana. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging.
just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. E allora vi ricorderete che ieri in editoriale abbiamo letto che l'1% degli italiani più ricchi ha aumentato le proprie ricchezze del 25% nei mesi compresi tra l'aprile e l'estate della prima ondata. Si tratta di grandi proprietari industriali, delle aziende, di insomma uomini di finanza e quant'altro. A far diciamo corollario a questa realtà, i dati Istat attestano che quest'anno i nuclei familiari che vivono al di sotto della soglia di povertà in Italia sono 5 milioni e mezzo, un numero aumentato sicuramente dalla crisi sanitaria ed economica in corso. 1,9 milioni di famiglie si vanno ad aggiungere ai 3 milioni e mezzo di nuclei familiari che già a fine 2019 non potevano permettersi di soddisfare i bisogni primari, ad esempio mettere un pasto a tavola due volte al giorno, e da questi dati sono esclusi milioni di italiani considerati in povertà relativa. Un dato impressionante che anche prima della pandemia avrebbe dovuto indicare la strada della redistribuzione della ricchezza. Questa strada, anche dopo la pandemia e questo tragico aumento della povertà nel nostro paese, è rifiutata tuttavia prioristicamente da tutto l'arco parlamentare. Lo sappiamo, e in Italia ci sono due cose insomma a cui ci fanno riflettere questi dati e questi fatti poi che coinvolgono la classe politica italiana. Innanzitutto che in Italia c'è una gravissima mancanza di dinamismo, di capacità critica e di governo della nostra classe dirigente rispetto ad altri paesi, dove pure è chiaro che si assiste a derive autoritarie dello Stato, a spudorate riforme neoliberali, e però sicuramente c'è un minimo di sensibilità in più per diciamo tutto ciò che è il mantenimento del tessuto sociale, di un minimo di redistribuzione
della ricchezza, di un contenimento delle disuguaglianze. Per esempio, penso alla Francia. In Italia tutto questo non c'è, malgrado ciò, e malgrado 5 milioni e mezzo di famiglie non possano mettere letteralmente il piatto a tavola, non scoppiano delle lotte come dovrebbero, no? A volte si dice, insomma, così un po' pregiudizievolmente, aprioristicamente, si dice finché riusciremo a mettere il piatto a tavola non insorgeremo. Ebbene, pare che non sia così. Pare che questa interpretazione delle cose sia infondata. Beh, era ovvio che lo fosse, ma sicuramente l'Italia è un paese che ci lascia titubanti, in quanto la situazione peggiora sempre di più, la classe politica è sempre più inetta e dimostra il suo ostinato dogmatismo liberista. Eppure, diciamo, quella rottura tra elite e popolo non ha prodotto effettivamente un autonomo e massivo processo di rivolta o di insubordinazione attiva delle masse. E sicuramente questa è una grande eccezione caratteristica dell'Italia negli ultimi 10 anni. E intanto invece chi difende la patrimoniale come potere al popolo, ospite su Rete 4 al programma Quarta Repubblica con uno dei suoi portavoce Giorgio Cremaschi, viene minacciato, insultato sui social network. Lo leggiamo in un post della pagina Facebook di Potere al Popolo, in cui per l'appunto il social di Giorgio Cremaschi è stato riempito di commenti minacciosi e di insulti per aver detto una semplice cosa di buon senso, cioè che tassare i ricchi e tutelare i lavoratori anche nel pubblico potrebbe sicuramente essere delle strade, diciamo, di buon senso in un paese di sempre maggiore impoverimento e disoccupazione, sempre maggiore disuguaglianza tra una elite e una larga massa impoverita e sfruttata. Intanto, notizie recenti di ieri, tra ieri e oggi, ecco, ieri sera diremmo quasi, più o meno nel pomeriggio, Elliot Page, il famoso attore canadese, ha fatto coming out come persona transgender, attore di alto profilo, da anni si batte per i diritti umani e della comunità LGBTQ+. Ha preso parte a documentari, film e serie televisive che denunciano diverse problematiche che purtroppo ancora pesano quotidianamente sulle persone LGBTQ. Attore che ha partecipato a film prodotti dagli ambienti ufficiali del cinema americano, nordamericano, ma anche senza mai abbandonare il cinema indipendente in cui ha iniziato a recitare. L'ONU via la cannabis dalla lista delle sostanze dannose, storico provvedimento di ieri, quindi la cannabis è riconosciuta come erba terapeutica, non insomma, non come droga illegale. Questa apre per l'appunto a questo provvedimento a una serie di conseguenze, tra le quali la possibilità di una legalizzazione normativizzata e di un uso legale normativizzato della cannabis. Brutte notizie, infine, per chi voleva passare il Natale in famiglia. Pare che il governo si opponga ad un Natale, diciamo, festoso. Confermate le restrizioni agli spostamenti anche per Natale, passa la linea della fermezza,
Natale a casa senza amici e parenti per evitare la terza ondata. Vedremo, io personalmente mi sposto lo stesso.